Penso che il Presidente stia lavorando veramente tanto questo periodo per cercare di allargare la società e per farla diventare una società più forte e soprattutto più serena. Ma vedo che di chiacchiere se ne fanno tante e di fatti se ne fanno pochi. Finora tanti incontri, finora tante belle chiacchierate, tante belle persone. Però finché non si porta il nero sul bianco non posso dire nulla di certo. Certo che noi stiamo lavorando cercando di allargare questa società perché lo vuole e soprattutto perché ne ha bisogno. C'è il movimento giorno per giorno di tutte le persone o alcune persone che vogliono far parte di questa società prendendo delle quote. Ma noi siamo anche disponibili che se arriva qualcuno e vuole prendere la società in toto, noi siamo disponibili anche a cedere totalmente la società. Chi vuole prendere il Teramo e firma bianco, Nero su bianco. nero su bianco, deve firmare, si deve assumere le sue responsabilità perché questa è una cosa seria, perché qui quando ci sono le scadenze vanno portate a termine. Si parla alla luce del sole. Mio cugino si è presentato in sala stampa, prendo il Teramo, senza ripensamenti e con tanta decisione. Qui sicuramente qualcuno vuole entrare, non vuole entrare, ma qui c'è bisogno di entrare e firmare. Se uno si assume le responsabilità al 20%, sicuramente non può comandare, Certo. deve essere soltanto far parte del Consiglio Sì. e il Consiglio decide. Ma prendere il 20%, il 10%, il 25%, comandare è una parola grande. Certo, far parte di un consiglio di amministrazione. Noi cercheremo, se ci saremo ancora, di fare una società allargata, ma di fare una società allargata a persone che gli piacciono il gioco del calcio e che amano la Teramo Calcio. A chiacchieroni questa società non aprirà mai porte. Chiarissimo. Questo lo possiamo dire, e se noi lasciamo la Teramo Calcio, la lasceremo a persone che secondo un nostro punto di vista possono fare solo il bene del Teramo Calcio.